Zelensky al confine con la Russia per celebrare l'anniversario della riconquista di Sumy, ma la pace appare ancora lontana. Il presidente israeliano mediatore dei colloqui tra il governo e l'opposizione dopo la sospensione della riforma della giustizia. Non si fermano le proteste. Rifugiato, padre di 3 bambini mentre la moglie è morta in un campo profughi in Grecia. Il profilo dell'uomo che ha ucciso 2 donne nel centro ismaili a Lisbona. Sconcerto a Firenze per la controversia nata attorno al David di Michelangelo, definito pornografico da un genitore di una scuola in Florida. Al confine con la Russia, Zelensky si spinge fino alla regione nord-orientale di Sumy per celebrarne l'anniversario della riconquista. Una zona al centro di battaglie. Hanno appena colpito la città di Bilopiglia, danneggiando una scuola e un condominio. E in Ucraina sono da poco arrivati i nuovi carri armati dal Regno Unito, pronti per lanciare un'altra controffensiva, portando sullo sfondo la possibilità di vere trattative. Intorno a Kharkiv restano pesanti segni della guerra, anche se la ricostruzione è in corso. Sul fronte diplomatico, il ministro degli esteri ucraino ha partecipato a un incontro virtuale per la democrazia guidato dagli Stati Uniti. No other nation wants peace more than Ukraine, but peace at any cost is an illusion. For peace to be a lasting one, it needs to be just. The cessation of Russia's aggression and the restoration of Ukraine's territorial integrity are essential conditions for peace. Per la Russia i problemi legati alla geopolitica rimangono una priorità. La fine del conflitto appare lontana. Il presidente Isaac Herzog si è offerto come mediatore dei negoziati tra il governo e le opposizioni israeliane necessari per trovare una soluzione alla grave crisi politica del paese innescata dalla controversa riforma giudiziaria proposta dall'esecutivo di Benjamin Netanyahu. I colloqui sono iniziati dopo che il primo ministro il 27 marzo si è piegato alle pressioni della protesta, annunciando la sospensione del disegno di legge fino all'estate. Proprio per questo però le piazze rimangono scettiche, non si sono fermate le manifestazioni di massa che da ormai 3 mesi chiedono il ritiro totale della riforma, vista come una minaccia alla democrazia israeliana. I don't believe our prime minister and I don't believe that there's any negotiations on the very basic values of democracy. Le modifiche ridurrebbero l'autorità e l'autonomia della Corte Suprema in favore del Parlamento e hanno un forte sostegno tra gli elettori di estrema destra e gli israeliani religiosi. ממשלה שיש לה 64 מנדטים. והרפורמה המשפטית חשובה בשבילי, כי אני רוצה שמי שיבחר את ההחלטות בשבילי זה אנשים שאני בחרתי, ולא אנשים שאינם קשורים. I partiti della maggioranza sostengono che la riforma è necessaria e assicurerà un maggiore equilibrio tra i poteri dei legislatori e quelli della magistratura. Nel mezzo del conflitto in Ucraina, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha assicurato alla Moldova il pieno sostegno dell'Unione europea per gli sforzi attuati finora sulle riforme. L'obiettivo è che entro la fine dell'anno il Consiglio europeo decida di aprire il processo di negoziato per l'adesione della Moldova, ha sottolineato Michel in conferenza con la presidente Maia Sandu. Moldova, a candidate country for EU membership. And this is a historic opportunity for your country and for your people, and absolutely convinced that it must be seized and it will be seized. Ladies and gentlemen, Russia continues to attack the free people of Ukraine, and here in Moldova, you are heavily impacted by Russia's war against Ukraine. You have increasingly become a target of Russia's malign intelligence.
Militarmente neutrale, ma con aspirazioni europee, con un'economia fortemente dipendente sia dall'Occidente che dalla Russia, in Moldova nelle ultime settimane si sono svolte diverse proteste proprio contro l'attuale amministrazione filoeuropea di Maia Sandu. Delineato il profilo dell'uomo che, armato di coltello, ha ucciso due donne e ferito altre tre persone nel centro Ismaili, alla periferia di Lisbona, una comunità di musulmani che aderisce ai valori sciiti e opera anche con i rifugiati. Trattasi di un uomo ainda relativamente giovane, con tre figli minori, 9, 7 e 4 anni di età, che foi vítima também de um falecimento da sua mulher na Grécia, em circunstâncias difíceis, num campo de refugiados, que foi recolocado em Portugal ao abrigo da cooperação europeia e tratava-se de um cidadão beneficiário do Estatuto de Proteção Internacional. Per chiarire i motivi del gesto proseguono le indagini immediatamente avviate dalla polizia che è intervenuta sul posto, disarmato e arrestato il killer. Una ferita che per l'Italia rimane aperta. La Corte di Cassazione francese dice no all'estradizione dei 10 ex terroristi rossi, tra cui Giorgio Pietro Stefani, condannato a 22 anni come uno dei mandanti dell'omicidio del commissario Luigi Calabresi. Ad annunciarlo è la stessa Corte Suprema, che ha respinto tutti i ricorsi presentati dal procuratore contro la decisione della Corte di Appello di Parigi. Secondo la giustizia francese, gli ex terroristi sono stati giudicati colpevoli dalla giustizia italiana in contumacia, senza aver avuto la possibilità di difendersi in un nuovo processo, visto che la legge italiana non offre questa garanzia. La quasi totalità ha vissuto in Francia per circa 25-40 anni, un paese in cui la loro situazione familiare è stabile. Sono inseriti professionalmente e socialmente senza più nessun legame con l'Italia. Per questo motivo, dicono i giudici francesi, la loro estradizione causerebbe un danno sproporzionato al loro diritto al rispetto della vita privata e familiare. Nonostante la guerra, il gas russo scorre ancora attraverso l'Ucraina. Una situazione paradossale, destinata a durare finché l'Unione Europea non azzererà le sue importazioni di combustibile da Mosca, come spiega Euronews l'amministratore delegato della compagnia energetica statale ucraina Naftogaz. Le forniture sono state ridotte significativamente, ma alcuni stati membri ancora ricevono flussi via terra. Overall, we should limit any additional income by Russia during the course of war. But from another hand, we should understand that some European countries cannot immediately refuse of using this gas, and we welcome the initiative of European Union to constantly reduce the consumption of Russian gas. So you're saying it's up to the European member states actually to reject this gas coming through Ukraine from Russia? Absolutely. The customer is European Union countries. Ma anche l'Ucraina ha l'obiettivo di smettere di importare gas, diventare indipendente dal punto di vista energetico e trasformarsi in un esportatore di energia per il resto d'Europa. We are planning to produce more gas domestically, and Naftogaz itself, as the biggest energy company in Ukraine, will produce additionally 1 billion of cubic meters of gas. And that might lead to the situation when Ukraine can satisfy its own needs with internal gas production. That is our main goal. Is it a realistic scenario, you think, to do it next year? And I mean, when the war is still ongoing? We have no other way. We should produce more. We should consume less. We should be more energy efficient. And we are approaching to it. Ukraine, in the regard of its energy, can become an energy hub for the European Union. We do have the biggest storages of gas in our country, which is 31 billion of cubic meters of capacity, and we plan to use it as for Ukrainian needs
as well as for European countries. Il viaggio dell'amministratore delegato di Naftogaz a Bruxelles è servito anche e soprattutto a fornire rassicurazioni sulla possibilità di accedere in sicurezza ai depositi di gas del suo paese. In tempo di guerra, infatti, la compagnia energetica fatica a ottenere investimenti e polizze assicurative per le sue attività estrattive. Incredulità in Italia, soprattutto a Firenze, dopo la decisione di una scuola della Florida di allontanare la preside, rea di aver mostrato una foto del David di Michelangelo ai suoi studenti di prima media. Hope Scaracaschiglia è stata costretta a dimettersi dopo i reclami di alcuni genitori, che si sono lamentati di non essere stati avvisati in anticipo sul tema controverso della lezione. Uno ha addirittura definito la statua pornografica. This is so strange that the icon of the Renaissance could be called pornographic. You know, you have to distinguish between nudity and pornography, and this is absolutely not the same. Holberg ha poi invitato la preside, i genitori e il consiglio scolastico dell'istituto a visitare il museo per vedere dal vivo la purezza dell'opera. I feel incredibly sorry for the children that don't get to see it from the principal's point of view. I think it's just sad, and I'm very, very, I'm glad I don't live there. So I actually just saw the article about this, and it's part of history. I don't understand how you can, like, say that it's porn, like pornographic. Sulla questione è intervenuto anche il sindaco di Firenze, Dario Nardella, che ha annunciato di voler conferire un riconoscimento a nome della città alla preside.